Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Ecco il titolo di questo video, La Medusa Immortale, e non si fa altro che parlare della morte e della immortalità. E l'amico Player 1 mi invia il link del sito intitolato Invasione aliena e mi invita sull'articolo intitolato Sfidare la morte, la medusa immortale. La medusa immortale è un articolo apparso su questo sito intitolato Invasione aliena e il 23 giugno 2011, quindi più di un anno fa. Ma di fronte al problema della morte e della immortalità, conta poco il fatto che si tratti di un articolo del 23 giugno 2011. E tutti questi giovani, non solo questi giovani che stanno sul web, ma tutti un po', tutti tormentati dalla faccenda che si nasce e poi si deve morire. Beh, allora ci si aggrappa a qualsiasi speranza. Ci si aggrappa pure a una ipotetica eventuale scoperta fatta da un team di ricercatori relativamente alla immortalità di una certa medusa. L'articolo è questo. Sino alla fine dei tempi, è l'unico essere vivente che può definirsi immortale, nel vero senso della parola. La medusa Turritopsis nutricula è capace di invertire il proprio ciclo biologico e di sfuggire così alla tappa finale del processo di invecchiamento, ovvero alla morte. Ora la creatura, però c'è anche un risvolto negativo, ora la creatura dei mari si sta moltiplicando ad un ritmo inarrestabile. È in atto un'invasione silenziosa dei nostri oceani, avvertono i ricercatori. Allora si dice che esiste questa tale medusa che inverte il ciclo biologico, cioè diventata vecchia, torna nelle profondità degli oceani e ricomincia da capo, rinasce giovane. È un processo che in sostanza può definirsi infinito. Questa speciale medusa scende sul fondo e si trasforma nello stadio giovanile da cui era stata generata. Insomma, da polipo ridiventa nuovamente medusa e viceversa. Il ciclo sembra che continui così, però dopo ora la creatura dei mari si sta moltiplicando a un ritmo inarrestabile. È in atto un'invasione silenziosa dei nostri oceani, avvertono i ricercatori. Quindi prima i ricercatori ti dicono che c'è questa medusa, quest'essere essere vivente che sembra essere sfuggito alla morte, però dopo ti avvertono pure che è in atto un'invasione silenziosa nei nostri oceani, avvertono i ricercatori. E qui se anche noi esseri umani fossimo immortali, si scriverebbe è in atto un'invasione silenziosa del nostro pianeta. Bene, caro amico, Player 1, io caro, cosa vuoi che ti dica? Tu mi hai mandato questo link e io te lo commento. Uno dei più antichi poemi che sia a noi giunto nella sua interezza è l'epopea di Gilgamesh. Gilgamesh, siamo 2, 3, 4 millenni prima di Cristo, l'epopea di Gilgamesh. E che cos'è l'epopea di Gilgamesh? È l'epopea di questo sovrano mesopotamico che, guarda caso, resta sconvolto dall'idea della morte. Nel poema ci sarà scritto che egli, Gilgamesh, dice: ho visto l'orribile volto della morte, e da quel momento va alla ricerca di un qualche elisir di immortalità. Nella sostanza, questo grande poema dell'antichità, l'epopea di Gilgamesh, nella sostanza
si riassume nel fatto che Gilgamesh va alla ricerca dell'erba dell'immortalità, scende nel fondo degli oceani, la trova l'erba dell'immortalità, e lui, mentre sta per riemergere con l'erba dell'immortalità, però arriva una bestia feroce che gliela porta via, per cui lui se ne ritorna nel suo regno, tutto malinconico, perché deve accettare di morire. E caro amico, si può dire che la storia dell'umanità è altro non è che la storia di una lotta terribile che tutti gli esseri viventi umani fanno contro l'idea della morte. Gli animali, cioè gli esseri che non hanno la consapevolezza di morire, non ce l'hanno questo problema. Tante volte vi ho detto che, per esempio, le formiche, ma le api, che posso dirvi, ma qualsiasi animale, non hanno le chiese, non hanno le religioni, non hanno le metafisiche, non hanno i preti, non hanno le cattedrali, non hanno i cimiteri, perché loro vivono sulla base dell'istinto. Magari ce l'hanno un barlume di coscienza, perché ovviamente io non oso dire che la coscienza ce l'abbiamo solo noi, probabilmente tutti gli esseri viventi hanno la coscienza, però ci sono livelli e livelli di coscienza, capito? E noi la coscienza, la consapevolezza di esistere, ce l'abbiamo all'ennesima potenza. Non mi risulta che gli animali si riconoscano in uno specchio, e noi siamo gli unici esseri viventi che ci riconosciamo in uno specchio, vediamo riflessa in uno specchio la nostra immagine. Quindi si dice la riflessione, rifletti, dici prima di agire, nasce da questo, dal fatto che noi ci riflettiamo in uno specchio, ci vediamo, ci riconosciamo in uno specchio. E la nostra vita è caratterizzata dal fatto che nasciamo e poi nel corso della vita siamo tormentati dall'idea della morte. E la morte è qualcosa di terribile, perché non sappiamo quando moriremo, a parte il fatto che noi non sappiamo neanche quando ci tocca di nascere, perché nessuno di noi ha mai chiesto a nessuno di venire al mondo. Noi non sappiamo quando veniamo al mondo, non sappiamo neanche quando moriremo, perché se le statistiche ci dicessero che ciascuno di noi muore nel corso del sonno, a un certo punto si muore, l'idea della morte sarebbe anche più accettabile. Ma il fatto è che noi sappiamo che di solito si muore dopo lunghi tormenti. Ci sono situazioni in cui una persona soffre per tantissimo tempo prima di dover morire. E allora abbiamo inventato le religioni, e tutte le religioni hanno questa finalità. Non è vero quello che diceva il grande Karl Marx, che le religioni sono l'oppio dei popoli, nel senso che le religioni sfruttano i popoli. No. Le religioni sono nate per volontà della specie umana. È un modo fantastico di sfuggire alla morte, creando una immortalità fantastica, una immortalità nell'aldilà. Questa è la funzione delle religioni. Però non bastano neanche le religioni, non bastano. Ecco qua, adesso qua abbiamo il sito Invasione Aliena, per cui tanti oggi si rifugiano in una metafisica degli alieni, forse saranno gli alieni che ci daranno l'immortalità. Ma quando anche ci fosse data l'immortalità, per quale motivo? Perché qua leggo: questa speciale medusa scende sul fondo e si trasforma nello stadio giovanile, insomma, un processo che in sostanza può definirsi infinito, però è in atto un'invasione silenziosa nei nostri oceani, avvertono i ricercatori. Allora che facciamo noi? Se dovessimo conseguire l'immortalità, è un'ipotesi remota, che facciamo? Anche noi potremmo trasformarci noi esseri umani, in una invasione silenziosa del nostro pianeta? E poi per quale motivo vivere per l'eternità? Bisognerebbe anche
che ci venisse garantita una esistenza diversa da quella attuale, perché quella attuale non è mica un'esistenza felice. Se dovessimo essere eterni, che facciamo? Continuiamo a vivere a vivere questo tipo di esistenza per l'eternità? Meglio la morte, cari amici, meglio la morte. Cari amici, non so se mi spiego, ma è una fortuna che si possa morire. Già a noi non è stata data la facoltà di nascere, a noi non è stata data la facoltà di nascere, ma per fortuna che si muore. Tanti amici mi dicono che è bello prolungare la vita. Io rispondo, ma cosa si intende per prolungare la vita? Prolungare la vita o prolungare la vecchiaia? Per quello che riguarda me, io vi posso dire con tutta franchezza che già per me la durata della nostra vita mi pare anche troppo lunga. Se durasse un po' di meno, a me non dispiacerebbe. D'accordo, cari amici? Va bene, vedete, cari amici, tutto quello che facciamo a questo mondo altro non è che una modalità di rimuovere quello che ci aspetta, cioè di rimuovere la morte. Ci stordiamo nelle attività lavorative, e inventiamo tutte le varie consuetudini, inventiamo tutto per non ricordare la morte. Questa è la condizione umana, cari amici, d'accordo? Per cui io leggo questi articoli e mi rendo conto che questi articoli sono umani, sin troppo umani. Ok, caro amico Player 1, ok, grazie a te, grazie a tutti voi e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.